Ciao, sono Tasso Culinario e benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo alla scoperta di sapori e ingredienti tradizionali in una regione in particolare, quale adesso lo scopriremo. Le 4:53, la macchina è carica, partiamo, ci siamo. Direzione, non ve lo dico. Siamo a Modena, piccola pausa, colazione, ma non ci fermiamo a Modena, prossima volta a Modena, oggi tiriamo dritto. Un saluto comunque al mio caro amico Massimo, ciao Massimo, poi non dire che non ti saluto mai, eh. Siamo in Toscana, a mio parere la regione più completa a livello gastronomico e culturale. Qualcuno adesso mi insulterà, ma vabbè, grazie comunque. Secondo lo Street Food di Gambero Rosso 2021 c'è il Vinaio. Un piccolo ristorantino, vorrei provarlo, quindi andiamo insieme ad assaggiare. Prima di continuare il nostro viaggio culinario, siamo un attimino sul tetto del Duomo a farci una bella panoramica. Praticamente in qualunque via tu vada hai sempre una piccola bottega con prosciutti, formaggi, pane, uno spettacolo di profumi da impazzire veramente. Non so dove vado, però qualche posticino prima del Vinaio lo vorrei provare. Assaggiare e farvi vedere. Una cosa in particolare però è questa, è il prosciutto di Cintasenese. Praticamente è una razza di maiale che deve nascere, essere allevato e macellato poi in Toscana per ricevere poi anche la sigla di OP. Costa 86 euro al chilo, viene stagionato per almeno 24 mesi prima di essere messo in commercio. E la fetta si presenta molto grassa. La sua particolarità sta nella dolcezza del grasso, però, insieme alla carne. Niente, adesso assaggiamo e vi dico. Hai la parte rossa con la bella della carne che è saporita. Hai poi il grasso che rimane più dolce, bello nudoso. Va ad amalgamare tutto con dei sapori veramente fantastici che si legano anche tra di loro, ma proprio a bilanciare perfettamente poi il prosciutto. Costare costa, ma a Siena il Cintasenese vale veramente la pena. Eccoci arrivati al Vinaio. Secondo la guida Street Food 2021 Gambero Rosso è un po' osteria e un po' uno spirito casalingo, ma dal tocco curato. Perfetto stile toscano, a base di prodotti di qualità e materia prima del territorio. Non ci resta che andare a provare. Andiamo. Spesa fatta, siamo a Piazza del Campo per mangiare il nostro street food e vediamo cosa ho preso. Trippa toscana, polpettine di fegatini, finocchiona rigorosamente tagliata a coltello e pane sciocco. Assaggiamo. La trippa toscana si differenzia dalla nostra lombarda perché c'è l'aggiunta di cipolla nel soffritto e peperoncino, con anche pecorino alla fine mentre si manteca. Bella gustosa, morbida, il peperoncino si sente molto, il sapore del pecorino anche, cacchio, buona. Il pomodoro sembra talmente concentrato che quasi sembra una sorta di ragù. In realtà poi
il sapore della trippa prevale. Passiamo alle polpettine di fegatini, tipici toscani, fritti ovviamente, con semi di finocchio. Ovviamente sono fritti in precedenza, quindi poi riscaldati rimangono molto più duri e asciutti. Il fegatino si sente, ma non è così amaro come sono l'interiora. Buona, non eccellente per questa cosa appunto del fritto che rimane comunque più asciutta una volta poi riscaldata al microonde. Però anche lei è molto buona. Mangiando poi ancora la seconda terza polpetta, non amando il fegato, personalmente quel retrogusto non mi fa impazzire. Però da un'esperta come la mia fidanzata sono promosse. Passiamo alla finocchiona. Come appunto detto, rigorosamente tagliata a coltello, pane sciocco, pane senza sale. Tagliata spessa, si sente ancora di più il gusto accentuato appunto del salame e del finocchietto, col pane sciocco senza sale appunto che va a contrastare il sapido del salume. Trippa, finocchiona, pane e polpettini di fegatini, 14 euro. Mangiato alla grande, siamo sazi, come street food assolutamente promosso. Niente, che dire. Se volete assaggiare piatti e ingredienti tipici toscani con materia prima di qualità, il vinaio è veramente ottimo. Per la guida street food per oggi a Siena è tutto. Sicuramente ci saranno altri prossimi video inerenti alla guida. Se il video vi è piaciuto mettete like, seguitemi sul canale e se volete seguitemi anche su Instagram. Da Siena è tutto, alla prossima, ciao a tutti. Eccoci qua, arrivati dal vinaio. Secondo l'osteria...